L'aspetto che mi ha fatto riflettere di più delle cose che sono state dette alle riunioni è stato riflettere sul punto di vista dei bambini, perché spesso noi insegnanti e genitori ci concentriamo sul nostro punto di vista di quanto i bambini come genitori magari ci fanno preoccupare per certi atteggiamenti. Anche come insegnanti ci preoccupiamo, dico, ma come possiamo aiutare questo bambino? Invece ci sfugge, magari come genitori, anche la sofferenza dei bambini che attuano certi comportamenti per richiamare la nostra attenzione. E spesso la nostra attenzione è rivolta più a quanto ci preoccupiamo noi piuttosto che a cosa provano loro. E grazie a questi dibattiti ho riflettuto abbondantemente, mi sono portata per giorni questa riflessione. Sono venuta insomma al corso così con tantissima curiosità, per me è stata la prima volta come mamma e devo dire che mi ha interessato molto vedere la prospettiva diversa con cui si affrontava la cosa. Di solito noi genitori restiamo genitori, invece sentire anche il punto di vista dei maestri, quindi confrontarsi con l'altro gruppo fondamentale per i bambini è stato interessante, perché noi genitori molto spesso alcune caratteristiche dei nostri figli non le vediamo, non le vogliamo vedere e invece con l'aiuto dei maestri che sono diciamo così neutrali, no? Nelle cose riusciamo a vedere anche tutti quegli aspetti tra virgolette un po' più difficili dei nostri bambini. A che cosa serve l'informazione? L'informazione si deve trasformare in formazione. Ed ecco che in questo senso, dal mio punto di vista, o diciamo seguendo un approccio psicoanalitico, e questa è la mia formazione, le informazioni devono essere poche, perché devono essere trasformate in stimoli utilizzabili da chi ci ascolta, quindi in questo caso genitori e insegnanti, per pensare e trovare in prima persona le loro soluzioni ai problemi che incontrano nella relazione con i bambini, con figli, allievi, insomma, con i piccoli, di cui si prendono cura e che devono aiutare a diventare poi gli adulti di domani. Quello che forse noi di scuola dell'infanzia ricerchiamo maggiormente nei corsi è una specie di aiuto, un supporto, soprattutto nei casi problematici che nel corso degli anni sono aumentati. Quello che posso dire, insomma, dalla mia piccolissima esperienza è che i bambini hanno bisogno di essere ascoltati, tanto. E purtroppo noi genitori molto spesso corriamo e non ascoltiamo, sentiamo ma non ascoltiamo. E invece loro hanno bisogno di questo, di essere ascoltati, capiti e quindi credo che noi genitori spesso dobbiamo scendere al loro livello, guardarli negli occhi e entrare un po' nella dimensione bambino per capire quello che ci stanno chiedendo. La parte che più mi ha colpito riguardava l'aggressività. L'aggressività, quindi la parte dell'aggressività che ha elaborato, di cui ha parlato la dottoressa Valle, del fatto che va dirottata in modo positivo, quindi è stato un discorso molto interessante a mio parere perché non l'avevo mai vista sotto questo punto di vista. L'elemento che sicuramente manca ai ragazzi di oggi, che è emerso più volte durante gli incontri, è paradossalmente la presenza di genitori, cioè di genitori che prendano la responsabilità su se stessi, il compito per nulla leggero, anzi decisamente gravoso, di fare gli adulti con i bambini. È evidente che l'unico modo per superare questa impasse rimane quello di rinforzare
la collaborazione tra gli insegnanti, tra i docenti e i genitori, a partire da quelli che si sono resi disponibili, che alla fine non erano pochi, nei vari appuntamenti proposti, e soprattutto cercare di coinvolgere quelli che ancora hanno difficoltà ad avvicinarsi. Probabilmente questo avverrà attraverso una serie di lavori a cascata con i rappresentanti delle varie classi e speriamo di vedere i frutti già dal prossimo anno. Come mamma posso dire che i bambini e gli adolescenti oggi hanno bisogno della presenza dei genitori accanto a sé, sicuramente non soltanto della presenza dei genitori e qualora in alcuni casi purtroppo i genitori non fossero così presenti come dovrebbe essere, la presenza delle insegnanti di supporto alla famiglia o comunque di figure specifiche a cui io genitore mi posso rivolgere nel caso in cui sento il bisogno di farlo. Quindi penso a figure come psicologi, neuropsichiatri, sportelli d'ascolto anche, che per esempio noi nella nostra scuola ne abbiamo da anni diversi e sono serviti, perché io stessa come genitore quando ne ho avuto bisogno mi sono rivolta ad uno sportello d'ascolto ed ho avuto quello che chiedevo, insomma quello di cui avevo bisogno, l'aiuto di cui avevo bisogno. Quindi la sensazione che io ho scrivendo sui social, oltre che occupandomi di social, è che manchi soprattutto, ahimè, anche nella presenza delle figure adulte di riferimento, quindi penso agli educatori, ai genitori e agli insegnanti, ma anche la consapevolezza della parola scritta. Essere consapevoli della parola scritta significa contare fino a 20 prima di scrivere uno status che soltanto in modo illusorio si ritiene potrà venir letto soltanto da pochissime persone. Non è così, i gradi di separazione non esistono su internet, anche se una bacheca di Facebook è privata, quello che noi scriviamo arriverà agli altri e arriverà anche ai nostri allievi se siamo insegnanti o ai nostri figli se siamo genitori. Le difficoltà maggiore di un genitore, riuscire secondo me a consentire ad un bambino, ad un ragazzo di poter conoscere se stesso, imparare ad essere un se stesso, conoscersi e avere poi la capacità e la forza e la serenità di manifestare quel se stesso senza invece avere la pressione molto forte, adesso questo sì, di omologarsi ad un contesto e a una serie di richieste che vanno tutte purtroppo in una stessa direzione, che è quella di costruire un'immagine accettata ed accettabile, anche se questa a scapito appunto di quella che poi può essere l'essenza di una persona, che è sicuramente difficile da capire, ma che almeno un ragazzo dovrebbe avere la possibilità di costruire, di vivere insomma la crescita. Sicuramente gli adolescenti hanno bisogno di riconoscersi nel gruppo, nei pari, ma questi pari appunto, proprio per evitare problemi di violenza e di bullismo, devono essere fuori dagli stereotipi. Dobbiamo cercare noi adulti di porli fuori dagli stereotipi di genere. Genitori e insegnanti hanno discusso insieme a me, insieme agli altri, di rappresentazione del corpo nei media, laddove partendo dalla televisione si è poi passati ai libri, che sono sempre l'aspetto più trascurato di questo discorso, alle pubblicità, per finire alla rete e anche agli esempi virtuosi però. Gli esempi virtuosi sono quelli di altri genitori e altri insegnanti che sia in Inghilterra che in America hanno dato vita a siti internet e a iniziative dal basso, per così dire, che poi hanno messo in comune le esigenze di lavorare insieme affinché i bambini e le bambine siano liberi dalle gabbie delle rappresentazioni culturali, soprattutto dalle gabbie del marketing, perché la regenderizzazione è sempre frutto di una scelta di mercato. Le discussioni sono state proficue, sono state importanti e soprattutto, ripeto, hanno
messo in evidenza l'importanza di non far sì che questi incontri siano un fatto episodico. L'altra esigenza che è emersa è quella di poter fare rete insieme, cioè fra le varie scuole, quindi fra i vari gruppi di adulti e di educatori e di genitori naturalmente, che possano dar vita a progetti comuni. Questo è l'auspicio più forte che sento di fare, perché soltanto mettendo insieme tutte queste realtà singole si può dar vita a una comunità che faccia sentire la sua voce, perché mi sembra che in questi ultimi tempi le voci che si sentono sono quelle che invece condannano e demonizzano l'educazione sentimentale di genere nelle scuole. Perché uno pensa maschio, femmina, nasci femmina, nasci maschio, sei maschio, invece pensare che in realtà uno nasce neutro, neutrale e si forma man mano, beh, è stato un argomento nuovo, tra virgolette anche un po' scioccante, no? Perché noi proveniamo da una certa cultura, una certa abitudine e quindi insomma è stato interessante e sicuramente mi ha aperto la mente. Quello sì. Poi insomma tutti gli argomenti trattati sono stati insomma ampiamente interessanti, tutti. Quindi la scelta dei testi, no. Sicuramente questa attenzione, insomma, questa osservazione critica di come poi anche purtroppo nei testi adottati scolastici ci sia questo percorso di distinzione, di separazione che va ad incrementare quello che poi sappiamo essere per esempio anche gli strumenti di gioco. Quindi in realtà noi questa divaricazione e separazione la vediamo già dalla scuola materna e purtroppo in molti casi appunto non c'è un reale lavoro di crescita, di espressione indipendentemente appunto dall'appartenenza di genere, che poi sappiamo appunto, abbiamo imparato anche a considerare come questa sia qualcosa che si matura in un lasso di tempo e non è legata soltanto al sesso, appunto all'atto della nascita. Parlando della costruzione dell'identità e dell'identità di genere, senz'altro uno dei temi che molto ha interessato tutti quanti è stato quello delle nuove forme dell'amore, se così posso chiamarle, o appunto il tema del transgender, delle nuove famiglie, delle nuove coppie, ma soprattutto diciamo che è stata anche l'occasione nella quale molti genitori, più che insegnanti o insegnanti e genitori a volte, hanno espresso le loro preoccupazioni e le loro ansie, molto spesso del tutto immotivate, circa la costruzione dell'identità di genere dei loro piccoli. Un altro tema che sta molto a cuore a chi si occupa di bambini è la relazione maschi-femmine. In questo corso io ho puntato moltissimo, perché è quello in cui credo, nella relazione fra persone che poi hanno un genere maschile o femminile, ma che sono prima di tutto degli individui, cercando anche in questo senso quindi di aiutare a decostruire molti degli stereotipi che a volte inconsapevolmente poi indirizzano anche i nostri pensieri e le nostre ansie. Un altro tema, ma è che è un po' che sottende poi tutte le domande, è quello del rapporto fra adulti, bambini, adolescenti, cioè fra generazioni. Ripeto, per stereotipo non si intende non riconoscere il maschile e il femminile, ma per stereotipo io intendo quelle banalizzazioni dell'essere maschio e dell'essere femmina. Semplice dirlo, difficile farlo, e gli adolescenti, i bambini, le persone che abbiamo di fronte noi come insegnanti hanno bisogno di un adulto, e quando dico adulto intendo sia la figura ovviamente del padre e della madre, o meglio di chi assolve al di là del proprio genere sessuale la figura di padre o la figura di madre, ma di adulto quello che diventa punto di riferimento. Perché solo così si cresce, secondo me, da soli non si può, senza punti di riferimento è impossibile.
Gli adulti che si occupano delle nuove generazioni, dalla prima infanzia all'adolescenza, a me sembra che vogliano essere aiutati a recuperare i ruoli perduti. Quindi la funzione adulta, che è anche la funzione normativa e la funzione autorevole, non autoritaria, che però serve, che è indispensabile perché i bambini e i ragazzi possano costruire un forte senso della loro identità, ma soprattutto un io meno debole di quello che poi conduce agli episodi di violenza, al bullismo, all'uso di sostanze e a tanti altri sintomi che preoccupano genitori e insegnanti e che vediamo sempre più diffusi nelle nuove generazioni. Però vedere il punto di vista di un'altra persona che segue i nostri bambini ci aiuta. E, diciamo, corsi di questo tipo fanno confrontare i due pilastri su cui si appoggia, diciamo, la crescita dei bambini, che sono la famiglia e l'istituzione. La scuola italiana in questo momento ha bisogno, secondo me, di non di tagli di tutti quelli che abbiamo subito come genitori in questi anni, quindi di un investimento vero da parte delle amministrazioni, da parte del governo, quindi il ripristino di tutto quello che ci è stato tolto dalle insegnanti, dal tempo scuola e soprattutto la formazione per le insegnanti, che è stabilito anche dalla Costituzione che debba essere comunque gratuita o in alcune forme. Io come genitore o come insegnante, per frequentare un corso di formazione o di aggiornamento, non devo certo sborsare delle cifre esorbitanti come quelle che solitamente vengono chieste, quindi ben venga l'aiuto dei comuni, degli enti locali, delle regioni, delle province nel fare dei corsi come quello a cui abbiamo partecipato noi. Di cosa ha bisogno la scuola? La scuola ha bisogno, a mio avviso, di competenze che sicuramente arrivano da una formazione che non può essere mai interrotta, che deve essere sempre adeguatamente approfondita, proprio perché il materiale umano con cui appunto gli insegnanti si trovano a relazionarsi è qualcosa di molto prezioso, in continuo cambiamento.